Voltiamo pagina, si conclude nel weekend la seconda edizione di Patata in Bocca e quest'anno per la prima volta ha portato la patata anche nelle scuole. Vediamo. Si chiamano Axel, Giacomo e Alex, frequentano la quarta elementare a Vedrana di Budrio e sono i tre scrittori in erba che con i loro temi si sono aggiudicati il premio del concorso legato al progetto Le patate fanno scuola, organizzato nell'ambito di Patata in Bocca, manifestazione che, giunta alla seconda edizione, quest'anno ha portato le patate anche tra i banchi. Il progetto Le patate fanno scuola è una novità di questa seconda edizione di Patata in Bocca. Si componeva di tre passaggi il progetto: uno era l'incontro con le esperte dell'Andid, un altro incontro è stato con i giornalisti della nostra redazione, da cui è stato tratto un incontro filmato, da cui è stato tratto un cortometraggio, e il terzo passaggio, forse quello più simpatico, è stato il premio letterario Storia di una patata, con una giuria di giornalisti del territorio, e i tre premiati sono stati tre bambini che hanno ricevuto tante patate quanto pesano proprio durante la serata di gala. Ma se a coniugare patate e fantasia ci hanno pensato i ragazzi, la storia e le proprietà nutrizionali gli sono state spiegate dai medici dell'Associazione Nazionale Dietisti, che, concordi sull'importanza del prezioso tubero nella nostra alimentazione, non si sono però lasciati corrompere sulla preparazione più amata, le patate fritte. Queste patate fritte le possiamo mangiare una volta ogni tanto? Una volta ogni tanto, come abbiamo detto, e possibilmente fritte nel modo giusto, con l'olio di oliva extravergine o ancora meglio, se mangiate saltuariamente, con lo strutto, come si faceva nella nostra tradizione. L'ideale sarebbe fare la patata al vapore o la patata alla brace, e quello è il modo migliore di sfruttarla e anche di sfruttare tutte le sue sostanze nutritive. Che sono tante? Sono tante: sali minerali, vitamine, proteine vegetali, pochi grassi vegetali, molti carboidrati, pochi zuccheri semplici, quindi la patata ha anche una buona utilizzazione per chi fa molta attività fisica, come possono essere dei ragazzi, senza causare un ingrassamento molto elevato.